anche voi. Cosa pensi del lupo? Si autoregola e quindi bisogna tutelarlo per far sì che possa vivere e convivere con lui. Sono io il lupo, un animale meraviglioso. E cosa pensi del lupo? Un po' un'icona di libertà. Un animale che ispira molta saggezza. Preferirei conoscerlo meglio, questo è uno dei motivi per cui sono venuta. Il lupo è un animale che mi ha sempre affascinato fin da quando ero bambina, vuoi perché lo si incontra nelle favole. Un animale che mi piace. Se il cane è il migliore amico dell'uomo, il lupo probabilmente ci avrà un sacco della sua intelligenza. Il lupo è un animale molto interessante, sono tanti anni che lo conosco perché è arrivato negli anni 90. Un animale che l'uomo teme, ma che nel mio caso invece mi affascina molto. Un'immagine forte, un'immagine reale. A me piace molto, è un animale che io adoro. Rappresenta il ritorno naturale di un animale selvatico che porta una sfida di tolleranza. Un animale con cui dobbiamo imparare a convivere. Un animale straordinario. Un animale da conoscere, anche perché comunque sta arrivando anche nei nostri territori. Il mistero. Affascinante, lo definirei affascinante. È sicuramente misterioso, poco conosciuto e che quindi vale la pena conoscere un pochino meglio. Perché ho bisogno di capire e di imparare il lupo. Sono Maria Vittoria Zucchelli e lavoro al Museo delle Scienze, al MUSE, e ho partecipato insieme alla mia collega Maria Bertolini all'organizzazione della Summer School che stiamo svolgendo adesso a Candriai, al centro di formazione di Candriai, e che ha l'obiettivo di formare, di unire tutti i partner che partecipano al progetto LIFE Wolf Alps. Una rete di relazione di persone che fanno cose diverse, ma che oggi nella Summer School inizieranno un percorso che durerà 3 giorni e che ci vedrà un gruppo. Hai detto che tanto queste immagini saranno mute, un po' tipo i film muti di una volta. No! Beh, facciamo così. Ah no, facciamo anche la cosa un po' didattica. Non si sa mai che la strada è del fare una bascheri. Stone? Tagli di quella. Capra, quando hai gli occhi. Queste ma è una cacca rotolata. È difficile bucare. Quello che trovo. Sì, perché se il lupo quindi evita il recinto elettrificato e si dedica alle sue prede naturali. E qui abbiamo rappresentato un camoscio. Può portare esiti drammatici, la mortalità per incidenti di lupi schiantati contro le auto è la principale mortalità di questo animale. Il lupo in questo caso arriva, si affaccia ma se ne gira, se ne va via perché perché vedi che non c'è nulla da fare. Vedete, da una recinzione elettrificata con tanto di bacche elettrico è un pascolo particolarmente difficile perché in questa zona del peggio c'è della boscaglia che è dove normalmente si rifugia il lupo e qui non essendoci maremmane, il pascolo non essendo gestito, l'esito dell'attacco non è così scontato. Cioè, il maremmano però la sta già curando, quindi comunque è abbastanza simile comunque. Bisogna rispettare praticamente quella che è questa tecnica, perché è una tecnica scientifica che serve solo per monitorare, per capire tante volte quanti cuccioli ci sono nella cucciolata. E la lessina è un esempio di questa aggiunta dell'uso della fototrappola abbinata delle altre tecniche.
cosa che per esempio quando nel 2003-2004, quando all'epoca c'erano già alcune fototrappole ma non ne avevano l'affidabilità che hanno adesso queste quelle fototrappole che vengono usate. È un progetto Life, con la precisione Life Plus, e ce ne sono di diversi tipi. Life è uno strumento finanziario, cioè uno dei modi attraverso i quali la comunità europea finanzia un certo tipo di azioni. Tre sono gli ambiti, che sono questi qui: Natural Biodiversity, Environment Policy and Governance, Information Communication. Il nostro, il Life Wolf Alps, rientra nel Life più natura. Dove il lupo sta arrivando, dove è già arrivato, ha già iniziato a fare i suoi bravi danni, si tratta di spiegare che ci sono i sistemi di prevenzione e provare a utilizzarli. In realtà la situazione è ben diversa, mi ci sono appassionato e devo dire che come corpo forestale e come persona penso che sia eticamente e assolutamente importante crederci, cioè avere passione per questa cosa che qui, oltre come io, il sottoscritto, come figura ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, in realtà sono qui anch'io per imparare, perché quando si comincia a parlare con professionalità diverse si ha solo da imparare. Per quanto mi riguarda, io sono sempre molto aperto a queste cose. Beh, ci siamo già conosciuti, mi chiamo Mattia Colombo, sono il ricercatore che mi parlerà degli aspetti dell'ecologia del lupo e cercheremo magari di approfondire alcune tematiche che già da ieri sono emerse. Forse rappresenta, non so, la montagna, per me rappresenta la montagna, la fatica, non so, l'idea un po' della montagna che ho è rappresenta un po' i posti anche dove sono cresciuto. E poi rappresenta il seguire il lupo e lavorare sul lupo mi ha portato a fare tanta fatica, a tenere duro, e mi ha dato anche una sorta di disciplina che mi aiuta a continuare a fare quello che faccio. Vedete qua, per esempio, in questo caso questo è un lupo abbastanza vecchio, sui 10 anni mi sembra, e vedete come le bocche poi dei lupi anziani sono massacrate. Il lupo è un argomento molto caldo che ormai ci dobbiamo convivere, perché la ricolonizzazione di questa specie sta praticamente arrivando ovunque. È arrivata dalle mie parti proprio la ricolonizzazione, appunto, di questo carnivoro, e fa discutere tanto, fa discutere perché si chiama lupo. E allora nelle leggende si narra sempre del lupo cattivo, ma così non è. L'arrivo del lupo in un territorio vuol dire la biodiversità di un territorio completo. Dobbiamo affrontare questa convivenza con questo animale, con questo ritorno, in modo molto sereno, e cercare di andare d'accordo con tutti quelli che sono i lati positivi e i lati negativi. I lati negativi che sono dati sicuramente da quello che è il disagio di certe categorie. Parliamo sicuramente di quelle categorie che sono colpite da vicino, che sono le categorie degli allevatori, anche cacciatori, che naturalmente dovrebbero e dovranno capire piano piano che la convivenza è assolutamente da fare, assolutamente importante, e si può fare perché il lupo non è un ospite ma è un abitante del bosco, un abitante naturale delle foreste, e la ricolonizzazione, ripeto, di questo carnivoro vuol dire che il nostro ambiente sta bene ed è veramente un ambiente sano. Croci grossi, dove lui tiene conto e tiene le marcature ripetute nel tempo. Giratevi laggiù, vedete, c'è quell'incrocio, no? Se io dovessi cercare un lupo e dovessi cercare delle cacche, sicuramente un buon punto di marcatura potrebbe essere quell'incrocio laggiù. È il substrato su dove c'è il punto di marcatura, quello forse è un'informazione più interessante, più comunque. Trovare un'impronta può essere più importante. Ognuno si sviluppa le sue cose. Questa no, è quella che dico, che è più creativa, sta all'aperto, magari. Di che parlano della Valle Pe. Delle canalette. Chiediamo un po' più un aiuto nella, diciamo, nella costruzione di quello che poi dopo noi dovremmo andare a fare, che è il kit didattico. Non è solamente di un parco, ma deve prendere in considerazione tutti, perché tutti quanti lo possono poter giocare. Non possiamo pensare di fare un'attività
sviluppata sulle Alpi occidentali, perché quelli di là hanno situazioni completamente differenti. Il discorso che abbiamo fatto ieri sulla gestione degli arpeggi che ci sono qua è completamente diverso da quella che abbiamo noi, tanto per dirne uno. Può essere un'opportunità della Signia, perché da noi è attacca. E il problema dell'accettazione del rifiuto passa attraverso quello che è la rappresentazione culturale di questo tipo di animali. Certo, oggi questo ritorno di grandi predatori confligge con un ritorno parziale dell'uomo alle attività in montagna come l'allevamento e come la pastorizia. E allora è chiaro che il problema da affrontare è quello di rendere compatibili e far convivere queste due modalità, senza che debbano esserci dei svantaggi dall'una e dall'altra parte. Il lupo per me è stata una sorpresa, ha scaturito moltissime curiosità, anche se nel nostro lavoro dobbiamo sempre dimostrare di essere super competenti su qualsiasi specie animale, dall'insetto al grizzly, e in questo momento per me però è un momento molto emozionante. E la cosa più bella forse in assoluto è che mi ha dato la possibilità di instaurare un rapporto nuovo con le persone che vivo dove lavoro, con gli allevatori, con tutti gli altri concittadini, e per parlare di questo nuovo animale e per vivere meglio insieme. E poi avrei una domanda, ma quanto è grosso il suo gatto? No, non sembra, è una taglia media, però è molto mordace, gli piace molto, io mi tieni in prezzo, ho le braccia praticamente che sono maciullate. Abituale, dicono, iniziamo con due, poi vediamo, no, se iniziamo subito. Ti dico la verità, che tanto i cuccioli, noi cioè la media abbiamo visto che sono 3-4 cuccioli, però attenzione, stimati nel primo inverno normalmente, quella media di 3-4 si riferisce a ottobre-novembre, quando uno li può campionare in modo serio con la genetica eccetera. E diciamo che questo paesino Serranova è un paesino che ha influenzato molto la storia della grande foresta. L'obiettivo è quello di coinvolgere più persone dei vari enti, in modo tale che queste persone, una volta lasciata Candriai, una volta finita la Summer School, rientrino nelle proprie core area e portino il messaggio sul tema lupo, diano informazioni corrette su un tema così delicato e che da un certo punto di vista incute timore, in modo tale che si crei una rete condivisa di comunità che riescano ad accettare l'arrivo del lupo, perché di un arrivo si tratta, non è una reintroduzione, ma è un ritorno del lupo sull'arco alpino.